Dopo l'acquisizione dei mandati assistenziali per il gruppo Fiat Chrysler, la riapertura a gennaio dello showroom di Via Faentina con i marchi Lancia, Abarth, Fiat Professional e Mirafiori Outlet, la Ghetti Multiservice ha inaugurato oggi il padiglione dedicato al marchio Jeep, inaugurando ufficialmente la nuova attività della concessionaria Ghetti. 30 in totale i nuovi dipendenti capaci di garantire l'assistenza per 11 marchi diversi di vetture e la vendita del parco auto del gruppo FCA. Oggi grande novità è il marchio Jeep che per la prima volta viene presentato a Ravenna in questa forma. Siamo diventati concessionari ufficiali e quindi è un momento di grande soddisfazione. A proposito del salone Jeep, un'inaugurazione anche a sfondo sociale, perché andrete ad aiutare CosmoHelp, l'associazione di Faenza. Sì, io sono faentino. CosmoHelp la conosco fin dalla sua nascita, fondata da Ghinassi, da Domenico Merendi, e ho sempre cercato di essere vicino a loro, e in questo momento mi è piaciuto fare qualcosa che dia anche un riscontro sociale, che possano anche loro comunicare l'importante servizio che stanno facendo a livello di volontariato. Tante volte noi ci diciamo che c'è bisogno di imprenditori, e gli imprenditori sono quelli che si mettono in gioco, che investono. La Ghetti è stata protagonista di una storia che abbiamo seguito nei mesi scorsi, che ha creato anche apprensione, preoccupazione per posti di lavoro, però io credo che oggi abbiamo anche la dimostrazione che quando l'imprenditore c'è, è sempre alla ricerca delle condizioni che gli consentano di fare fino in fondo al meglio il proprio mestiere, e credo che oggi siamo di fronte appunto a questa dimostrazione. Oggi è una giornata importante per Ravenna, per l'economia del territorio, per un'azienda di Ravenna importante che è quella del gruppo Ghetti, che l'amministrazione comunale di Ravenna ha seguito in questi anni nelle vicissitudini, nelle difficoltà, e è un esempio di un'azienda che è riuscita a ripartire nonostante la revoca del marchio alla concessionaria Ghetti, Volkswagen e Audi. Nelle prospettive future del prossimo anno probabilmente vi saranno anche delle altre novità importanti. Credo che questa sia la dimostrazione che un imprenditore si metta in gioco, utilizza delle risorse proprie, le investe per il bene della sua azienda, per la redditività, ma anche per dare occupazione ai cittadini ravennati. Questo è quello che ha fatto Ghetti, la famiglia Ghetti, alle quali io auguro un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Non è facile investire, rinnovare i locali, questo salone ha richiesto investimenti importanti, ma lo si fa perché si crede in un progetto, in un territorio, nell'economia anche dello stesso territorio, e credo si voglia anche ambire a dare occupazione. Per noi l'auto è qualcosa di importante, oggi rilanciarsi anche con dei marchi italiani come quelli legati al gruppo FCA, credo sia un fattore da sottolineare, ecco. Quindi al di là di tante discussioni, anche giuste peraltro, che hanno attraversato anche il nostro paese rispetto alla storia di FCA, credo che comunque anche qui si vedano degli esiti che fanno ben sperare per il futuro.